Seconda parte di Ci Siamo, anche qui andiamo a dare uno sguardo ai risultati della penultima giornata per quanto riguarda il girone A di prima divisione, vittoria in casa della Carpi che si è assicurato i playoff in casa contro il Foligno, Carpi che tra l'altro ha giocato l'ultima partita a Reggio Emilia e i playoff li giocherà invece a Carpi nel proprio stadio. Lumezzane Como 2-2, il Pisa ha vinto 2-0 contro il Monza, 2-2 tra Pavia e Trizium con grandi polemiche sulle tribune, ci racconterà tutto Nicolò Schira. Il Sorrento e la Provercelli vanno ai playoff, vittoria in casa dei Campani per 2-1, Spallavellino 3-1, il Taranto vinto 1-0 sulla Reggiana, ma la Reggiana è salva 1-1 tra Ternana e Foggia, salvi anche i pugliesi. E poi successo a sorpresa del Viareggio che ha battuto 2-1 il Benevento, Benevento fuori dai playoff. Vediamo anche la classifica perché il Benevento, anche qualora dovesse vincere il prossimo match in casa contro il Monza, gli scontri diretti sfavorevoli sulla Provercelli, dunque Benevento fuori dai playoff. Ternana già promossa in Serie B, Taranto, Carpi, Sorrento e Provercelli ai playoff, dunque tutto deciso, si dovrà decidere soltanto per quanto riguarda le posizioni in zona playoff, poi è quasi tutto deciso in coda, dove il Como ospiterà la Ternana domenica prossima, il Monza invece andrà a Benevento, Monza e Viareggio sono a quota 33, con il Viareggio favorito dagli scontri diretti, quindi è il Viareggio quintultimo, Spal 31, Pavia 30, Foligno che è retrocesso matematicamente in seconda divisione. Nicolò Schira, poche sorprese al di là del risultato che, come dicevamo, è maturato a Viareggio. Sì, che poi fra l'altro non direi neanche tanto sorpresa perché Viareggio è una delle formazioni più in forma, più in condizione del momento. Da quando è arrivato Cuori 2 mesi fa, la squadra toscana ha letteralmente cambiato rendimento. Zaza sta segnando con una continuità incredibile, 8 reti pensate nelle ultime 11 gare. Questo acquisto fatto dal direttore sportivo Viareggino Dolci nel mercato di gennaio di fatto ha un po' scombinato le carte per ciò che concerne la lotta a salvezza. Allora, vorrei chiedere, fare una domanda anche a Lorenzo Degeri, se si aspettava all'inizio stagione di essere inserito nel raggruppamento B. Ci sono state come sempre tante polemiche all'inizio stagione, no? Sul piazzare squadre lombarde del nord nel girone B, o se almeno sperava di giocare magari qualche partita più vicina a casa. Lorenzo. Speravo di giocare Spera di soprattutto qualche giocare. partita più vicina a casa. No, sì, si sapeva che comunque la divisione poteva essere fatta sia in orizzontale che in verticale, magari mischiare un po' i gironi. Ma personalmente sei favorevole a questo fritto misto, come si Guarda, suol dire? personalmente preferivo giocare più vicino a casa. Sono d'accordo No, con guarda, te. a pensare di avere Trezzo che a 20 minuti da casa Vero. mia e A non potersi giocare portare contro. tutta la famiglia dei Geri in tribuna, va bene. Nicolò, andiamo con le immagini. Da dove partiamo oggi? Da Terni, andiamo a vedere la festa della Ternana, dai. Beh, una Successo festa meritato. assolutamente meritata, 8.000 ovviamente, persone. perché è una Ternana che ha fatto un campionato straordinario, che ottiene la promozione, ritorno in B dopo 6 anni, e adesso è scattato il toto futuro relativamente Eh alla sì. Ternana, perché sono tutti in scadenza di contratto, caro Stefano. Guarda, Dal guarda che belle direttore immagini. sportivo Vittorio Cozzella al Mimmo Toscano, un allenatore che è cercato dalla Reggina in particolar modo, ma anche il Siena sta facendo un sondaggio, soprattutto nel caso in cui Mirabelli andasse a fare il dirigente nella compagine toscana, e dunque bisognerà capire da chi ripartirà la Ternana. Anche tutti i giocatori, fra l'altro, sono in scadenza, dunque ne vedremo delle belle. Certamente il campo aveva poco da dire, la grande e giusta festa per la Ternana. Il Foggia poi ha trovato il pareggio con De Frey nel finale, un punto per uno, come si suol dire, non fa male a nessuno, e il Foggia ha ottenuto la matematica salvezza. Anche se sul Foggia poi ci sono delle nuvole, delle nubi per ciò che concerne il futuro Cioè? societario. La piazza sta contestando pesantemente, c'è un po' di rottura, c'è anche un'area di dismissione, Casillo potrebbe andare via, si parla di un interessamento da parte dell'ex patron, fra l'altro anche dell'Avellino, per il Campobasso, e dunque il futuro della compagine rossonera è in bilico. Due flash, Toscano resta sulla panchina della Ternana, secondo te alla A fine? oggi ti dico 40 sì, 60 Ah, no. basse, basse le percentuali. E perché è forte il corteggiamento della La Reggina, poi c'è regina. stato questo inserimento del Siena. Però già in settimana, per il weekend, potremmo avere delle novità. Te la do io una notizia, Bonaccini andrà alla Trizium, prossimo allenatore della Trizium, ci azzecco o no?
Ciao Zecchi, è uno dei papabili, fra l'altro, insieme a Fabio Gallo, allenatore della primavera dell'Atalanta, quindi è un'ipotesi assolutamente da tenere in considerazione. Abbiamo visto prima, Lorenzo, delle belle immagini del pubblico di Terni. Ecco, se vogliamo dire una cosa, nel raggruppamento B si vedono sicuramente stadi molto più popolati, più tribune più gremite rispetto al raggruppamento Nord. Questo è un peccato. Sicuramente le tifoserie del Sud sono più calde rispetto a quelle del Nord. È un peccato, sarebbe bello vedere delle tifoserie così anche nelle nostre zone. Tuttavia sono così, ce le teniamo così, e tanto alla fine che parla il campo, non la tifoseria. Non è la tifoseria che fa una squadra, certo. aiuta perché aiuta tanto, però alla fine è il campo che parla, è la squadra. Vero. Andiamo a Taranto con le immagini, successo della squadra di Dionigi sulla Reggiana, stagione difficile per il Taranto, penalizzato con 7 punti di penalizzazione appunto per problemi amministrativi. Queste sono le immagini che arrivano dallo Iacovone di Taranto. Reggiana salva, Nicolò, però ci sono delle nubi anche qua in Puglia, probabilmente ci sono dei problemi a livello societario con diversi club. Che cosa ci puoi dire di più? Ti posso dire che ha parlato in giornata il presidente, il patron Enzo D'Addario, lanciando qualche segnale inquietante, dicendo: sono pronto ad andare via, mi sono stufato delle contestazioni, perché ultimamente c'è stata la rottura con il pubblico che adduce appunto al patron la colpa del fatto che il Taranto non vinca il campionato, perché senza questi 7 punti il Taranto sarebbe primo. Dunque c'è un po' di rottura tra l'ambiente e i dirigenti, e soprattutto D'Addario ha detto: anche in caso di Serie B sono pronto ad andarmene. E dunque adesso l'interrogativo diventa: ma se il Taranto va in B, c'è qualcuno pronto a rilevare il club o rischia lo stesso di sparire? Insomma, sappiamo che poi giugno è un mese molto torrido per ciò che concerne le iscrizioni e il futuro di molti club. Dobbiamo cercare di essere un pochino più sintetici. Voto alla stagione della Reggiana. Alla fine ha ottenuto la salvezza. Nella seconda parte un 6,5, perché comunque ha cambiato registro di marcia. Nel girone d'andata aveva fatto molto fatica, era da 5. Direi alla fine 6, perché comunque ha portato a casa la salvezza con 2 giornate d'anticipo. Passiamo con le immagini a Sorrento, dunque andiamo in Campania. Sorrento Provercelli 2-1, brividi per il Sorrento con il gol di Iemmello da parte della Provercelli inizio partita. Iemmello, Lorenzo Degeri, che è stato uno dei migliori, anzi forse uno dei migliori talenti di questa categoria, probabilmente lo conosci. Abbiamo giocato contro negli allievi nazionali, quando abbiamo giocato contro la Fiorentina, e si vedeva che comunque era un attaccante che aveva qualità per far bene, e lo sta dimostrando tuttora alla Provercelli. Alla fine questo gol del Sorrento, doppietta di Ginestra. Segna sempre lui, Ciro segna Ginestra. Sempre lui. 20 gol in campionato, stagione da autentico mattatore. E sarà un giovanotto di belle speranze. Sì, 33 anni però fa la differenza in questa categoria e sarà uomo mercato, perché ha già diverse richieste. Sarà uomo mercato a 33 anni, quindi potrebbe andare in Serie B, è questo che ci vuol dire? No, è già stato in B, ma molte squadre di prima divisione che per la prossima stagione puntano in alto e l'hanno messo nel mirino, in primis l'Avellino. In primis l'Avellino, dunque un futuro ancora in Campania per questo attaccante che di fatto ha fatto la differenza. 20 gol, di cui 3 su calcio di rigore, di fatto è stato lui a portare il Sorrento ai playoff. Sorrento che potrebbe essere davvero un grande protagonista, come sarà sicuramente protagonista il Carpi. Carpi che ieri ha vinto in casa contro il Foligno, facendo retrocedere la squadra di Pagliari. Pagliari che nei giorni scorsi ha detto: potrei smettere di fare l'allenatore, ci auguriamo di no, perché Giovannino è un nostro carissimo amico, speriamo di rivederlo ancora in panchina, come il nostro amico è Egidio Notari Stefano, che ha fatto un autentico miracolo. Nicolò Schiera. Beh, il Carpi ha fatto cose straordinarie, ha perso una sola gara nelle ultime 18 disputate, ieri ha vinto con un gol di un nipote d'arte, Filippo Boniperti, secondo gol in campionato per lui. Sta facendo molto bene questo ragazzo, che Notari Stefano ha reinventato esterno alto di centrocampo, mentre nella primavera della Juve aveva difficile collocazione tattica, perché giocava un po' seconda punta, un po' trequartista, sembrava il classico giocatore di talento ma difficilmente collocabile in campo. Adesso, grazie a Notari Stefano, ha trovato un ruolo dove sta facendo benissimo. E poi Carpi che giocherà le partite casalinghe nel proprio stadio, finalmente, ce l'aveva anticipato proprio qui, in esclusiva ci siamo, mister Notari Stefano. Esattamente, è stata
la capienza è stata portata a 4.400 posti e dunque è assolutamente omologata per disputare i playoff di prima divisione. Lorenzo Degeri, quanto può pesare secondo te un cognome come quello di Boniperti per la carriera di un giovane? Pesa. Pesa, perché comunque Boniperti aveva fatto la storia, quindi può pesare. Dopo adesso non so, dipende anche dal carattere del ragazzo, come la vive lui, come gliela fanno vivere i compagni, e come gliela fanno vivere le persone che gli girano attorno. Dopo, secondo me dipende più da lui che da altri. Vuoi esprimerti sui playoff del girone A, visto che qua la situazione è più delineata? Non so se hai seguito come è andato questo girone, visto che sei lombardo, insomma, magari ti sei informato. Mi sono informato. Come è stato l'andamento delle squadre? Mi stavo informando più sulla salvezza del girone A. Su quale squadra sei interessato? Pavia Trizium, va bene. E allora lo accontenteremo dopo, perché avremo proprio le immagini di Pavia Trizium, dove è stato il nostro Nicolò Schira. Ieri ci ha parlato di un po' di tensione. Facciamo così, dopo la pubblicità riprendiamo proprio da questa partita. A tra poco.